noi abbiamo questo titolo, il socialismo che noi vogliamo. Chiarendo subito che io userò i termini socialismo e comunismo come sinonimi. E voglio subito dire che c'è il campo in cui il pensiero comunista è particolarmente debole, il pensiero comunista contemporaneo, anzi il campo in cui è più debole il pensiero comunista contemporaneo è quello della teoria del comunismo. Cioè non abbiamo oggi una teoria del comunismo organica, consolidata, diffusa o egemone, accettata diciamo dalla maggior parte dei comunisti. Non è stato sempre così. Negli anni 20, 30, 40, 50 invece c'era una teoria organica accettata dalla stragrande maggioranza dei comunisti ed era quella sovietica, elaborata con Stalin, non con Lenin. Lenin è un discorso a parte, dopo lo vedremo. La domanda quindi che dobbiamo porci è possibile oggi ricostruire una teoria marxista del comunismo che non sia riducibile a quella sovietica e che anzi sappia far tesoro dell'esperienza del Novecento, degli errori commessi nel Novecento, e che sia marxista? Perché tenete presente che la teoria sovietica era una teoria marxista-leninista, mi ricordo così, ed era in effetti basata su alcune proposizioni che si trovano ovviamente in Marx. Sviluppavano una parte del pensiero di Marx, producendo però un risultato che storicamente si è dimostrato non fallimentare. Allora, è possibile oggi ricostruire una teoria marxista del comunismo? La mia risposta è sì, è quello che cercherò di fare in queste cinque lezioni. Cercherò di chiarirvi le idee, forse di confondervi le idee su come concepiamo, come dovremmo concepire il comunismo. Per comunismo intendo un sistema economico, sociale, politico alternativo al capitalismo, post-capitalismo. Procederò in questa maniera. Le prime due lezioni, oggi e domani, le dedicherò alla ricostruzione del pensiero di Marx, dei vari suggerimenti, suggestioni, idee che si trovano in Marx. La terza lezione la dedicherò a dei dibattiti teorici verificati negli anni 30 che sono stati interessanti e che hanno portato alcune posizioni importanti. Nelle ultime due lezioni vi presenterò questa mia ricostruzione della teoria marxista del comunismo o socialismo che dir si voglia. Bisogna dire subito che Marx non ha mai elaborato una teoria organica del comunismo. Era nelle sue intenzioni, nel suo progetto di ricerca c'era il capitale, poi lo Stato, il comunismo, eccetera. Non ha fatto in tempo neanche a completare la ricerca sul capitale. Ma forse non è soltanto una questione di mancanza di tempo, c'è un motivo forse più profondo per cui lui non si è impegnato a fondo nell'elaborazione della teoria comunista, e cioè che pensava che i problemi della costruzione di una società alternativa si sarebbero dovuti affrontare nel momento in cui si ponevano, e avrebbero dovuto affrontarli i soggetti che si trovavano a vivere. Una sua tesi fondamentale che dice che l'emancipazione della classe operaia deve essere opera degli operai. Tant'è vero che lui dice esplicitamente che si rifiuta di scrivere ricette per l'osteria dell'avvenire, cioè modelli ideali per una società alternativa al capitalismo. Questo non vuol dire che Marx non abbia scritto, in realtà ha scritto molto, sempre, in qualsiasi fase della sua vita, scrivendo di altre cose, di filosofia, di economia, ci sono sempre degli spunti su una società alternativa. Il punto è che non sono sviluppati in modo organico, sono diversi, danno indicazioni diverse e spesso contraddittorie, per cui uno può prendere quelli che vuole e svilupparli come vuole. Quindi quando dico che mi dovrebbe lavorare una teoria marxista del comunismo, non dico soltanto che bisogna prendere alcuni di questi pensieri di Marx ed elaborarli, dico qualcosa di più, dico che bisogna fare astrazione dalle indicazioni di Marx sul comunismo, cercare di assimilare il suo metodo
il modo in cui lui affronta i problemi economici, politici, sociali, e sulla base di quel metodo ricostruire una teoria, e sulla base di quel metodo selezionare i suoi suggerimenti che sono, diciamo così, più marxisti di altri. Non so se è chiaro. La lezione di oggi sarà dedicata al giovane Marx, diciamo dal 1837 al 1846, poi domani al Marx maturo. 1837 perché? Perché è un anno cruciale, lì proprio si pone il primo elemento metodologico fondamentale della teoria politica di Marx. C'è una famosa lettera che lui scrive al padre, lui era studente di giurisprudenza, era un romantico, un romanticone, era innamorato follemente di Jenny von der Spahn, che poi sarebbe diventata sua moglie, studiava giurisprudenza perché il padre l'aveva indirizzato, il padre era un avvocato, poteva che il figlio facesse, ma non era particolarmente interessato alla giurisprudenza, scriveva poesie tremende, lui stesso poi l'ha riconosciuto, che progettava di scrivere tragedie, aveva rifiutato Hegel, era fortemente critico nei confronti di Hegel, in Marx è giovane, per prima di 19 anni, e si considerava idealista. I suoi filosofi di riferimento erano Kant, Fichte e Schelling. Nel 1937, 19 anni, ha una specie di crisi esistenziale, una vera e propria crisi spirituale, che lo porta a fare delle scelte drastiche, e scrive questa lettera, per fortuna ha scritto questa lettera al padre, in cui cercava di giustificare le sue scelte, che è un documento importantissimo. Questa lettera dice alcune cose. Punto primo, lui vuole parlare giurisprudenza e fare filosofia, perché la cosa che gli interessa è la filosofia. Punto secondo, si è convertito a Hegel, rifiutando l'idealismo. Badate, Hegel è considerato il padre dell'idealismo. No, Marx, quando è idealista, rifiuta Hegel e accetta Hegel avendo superato l'idealismo. In che senso? Cioè, che cosa ha superato l'idealismo? Dà un'indicazione brevissima, ma molto significativa. Dice, a un certo punto, quello che non gli piace, quello che sente come fastidioso del pensiero idealista, è quel contrasto tra essere e dover essere. Cerchiamo di capire questa cosa. Cos'è il contrasto tra essere e dover essere? L'essere è la realtà così come la conosciamo. Il dover essere è diciamo, un mondo ideale improntato a qualche principio di giustizia o di morale universale. E qui il filosofo di riferimento è Kant, evidentemente. Il quale era stato criticato da Hegel proprio su questo punto. Dunque Kant, molto brevemente, Kant aveva elaborato una filosofia morale su base razionalista. Era una filosofia universale, nel senso che lui diceva che i principi morali devono essere sviluppati razionalmente dagli individui e non devono essere fatti dipendere dalle contingenze, dalle condizioni pratiche della vita, dalle passioni, eccetera. L'individuo doveva fare astrazione dalle proprie passioni, dalle proprie circostanze, non doveva farsi condizionare da quelli che lui chiamava imperativi condizionali. Doveva invece, su base razionale, sviluppare una etica, una morale basata sull'imperativo categorico, imperativo valido in assoluto, cioè una norma morale deve valere universalmente. E l'imperativo categorico dice, cosa fondamentale, è che in tutte le azioni e scelte umane l'uomo deve essere posto come fine e non solo come mezzo. Sulla base di questo principio sviluppa questa morale razionalista universale. Ed è la prima grande teoria della giustizia razionalista moderna. Hegel criticò questa teoria dicendo fondamentalmente che è una teoria astratta, fece anche altre critiche, che è contraddittoria, eccetera. La cosa principale è che è astratta. Perché è astratta? Perché astrae dagli effettivi comportamenti degli esseri umani nelle date società storicamente determinate.
Cioè, quello che conta per Hegel non è lo studio delle norme etiche in astratto su base razionale, è lo studio delle norme etiche, delle consuetudini, delle leggi che esistono effettivamente in una data società, in una data epoca storica. Quindi, badate, la differenza fondamentale tra Kant e Hegel su questo punto è che Kant ha un approccio di tipo normativo, cioè sviluppa delle norme su base razionale, universale, e poi sulla base di queste norme, chi adotta questa filosofia, vuole cambiare la realtà in modo da renderla più giusta, diciamo così, no? Le leggi, ad esempio, devono essere in qualche modo conformi alla morale universale. Quindi c'è l'essere, la società così com'è, il dover essere basato sui principi etici universali, e l'azione politica che deve trasformare l'essere in modo da renderlo compatibile con il dover essere. La teoria della giustizia come base dell'azione politica. Hegel rifiuta questa cosa qua. Lui propone un approccio che definisce proprio scientifico all'etica. Dice: non conta niente quello che gli uomini tirano fuori dalla propria testa razionalmente, conta quello che effettivamente in una certa realtà storica determina i comportamenti morali e etici degli individui. Quindi non esiste un'etica universale, esistono delle etiche storicamente determinate, ed è quella che noi vogliamo spiegare. Un approccio positivo, non normativo, ai problemi etici e politici. Ed è questa la cosa che piace a Marx. Quindi la sua prima conversione a Hegel, come rifiuto dell'idealismo, è una conversione all'approccio scientifico positivo ai problemi della politica e della morale. Questo è il punto cruciale. E Marx continuerà a tornare su questa problematica, sulla differenza tra essere e dover essere, e sulla necessità di studiare la storia così com'è e non di costruire modelli astratti, reali, di giustizia su cui basare la nostra azione politica. Poi lo vedremo nel manifesto, lo dice esplicitamente. Da giovane lui è un liberal democratico radicale, molto avanzato, non è ancora comunista. Diventa comunista nel 42, alla fine del 42, dopo aver letto Spinoza, Leibniz, Machiavelli. Spinoza e Machiavelli sono due temi della triade che Althusser definisce la filosofia maledetta. La filosofia maledetta, cioè quella rifiutata dall'ordine costituito, qui dalla borghesia, è Machiavelli, Spinoza, Marx, secondo Althusser. E Marx studia e prende appunti su Spinoza, Machiavelli e anche Leibniz. Leibniz è un po' importante. Lui si avvicina ai giovani hegeliani, una corrente di sinistra dell'hegelismo, il cui principale esponente all'epoca era Bruno Bauer, suo amico, che lo aveva indirizzato nella carriera universitaria. Marx voleva fare il professore universitario. Poi, per fortuna, ci fu una svolta reazionaria nel governo prussiano che troncò la carriera di Bauer e chiuse le porte dell'Accademia a Marx, e Marx fu costretto a fare il giornalista, ancora di orientamento liberale democratico, però alla fine del 42 diventa comunista e scrive un'opera, secondo me, fondamentale, rimasta inedita, la critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico. Rimasta inedita fino a un certo punto. Eh? Rimasta inedita fino a un certo punto, oggi la conosciamo. Sì, sì, ma inedita nel senso che lui non l'ha pubblicata. Tra l'altro, tra parentesi, gran parte delle opere di Marx, lui l'ha detto, Marx ha pubblicato poco di tutta la roba che aveva scritto, ma gran parte delle cose più interessanti di Marx sono quelle che non ha pubblicato. Dunque c'è questo video che va dal 42 al 46, decisivo, con due opere fondamentali. Una è la critica alla filosofia italiana del diritto pubblico del 42-43 e l'altra è l'ideologia tedesca scritta insieme ad Engels 45-46. Con questa prima opera, la critica ad Hegel, Marx supera Hegel, cioè prima era diventato, ha abbandonato l'idealismo per diventare uno scienziato adottando Hegel, adesso supra l'hegelismo, l'idealismo hegeliano,
e in particolare poi di Bauer, per un approccio più scientifico ai problemi sociali. Vi dico brevemente alcune cose, vi parlo di filosofia, non è che mi interessa la filosofia in sé, mi interessa però gli spunti che emergono da queste considerazioni filosofiche sul metodo marxiano per concepire una società alternativa al capitalismo. Una cosa importante che lui rifiuta di Hegel è il concetto di totalità. Hegel aveva questa idea, faceva parte della sua filosofia della storia, bisogna studiare la società nella sua totalità, come un corpo organico. Questa totalità sociale si evolve nel tempo ed è guidata dalla razionalità o dall'idea. Quindi la storia non è senza senso per Hegel, ha un senso preciso, questo senso è dato dall'idea o dalla ragione, e la ragione si esprime nell'azione della totalità. La totalità è l'insieme degli individui come un corpo attivo, è un soggetto, la totalità è un soggetto, questo soggetto si esprime nello Stato. Lo Stato è, guardate, però la cosa importante è questa qua, non è che lo Stato si fa esponente dell'azione della totalità del popolo. No, lo Stato è l'incarnazione della ragione nella storia e in quanto tale pone ordine nella società civile, nella totalità, e dà un senso all'azione della totalità. E Marx rovescia questa relazione. Dice no, c'è la società civile. La società civile non è una totalità, è composta di corpi eterogenei, sono innanzitutto gli individui, poi le corporazioni, poi le classi. Non ha ancora un concetto moderno di classe, è ancora una concezione diciamo hegeliana, però già sa che ci sono le classi. Queste classi sono eterogenee, hanno interessi diversi, interagiscono tra di loro, da questa interazione nasce l'azione politica, dalla quale nasce lo Stato. L'idea non è altro che diciamo, l'autogiustificazione dello Stato. Quindi rovescia la relazione fra razionalità-Stato e totalità-popolo. E il soggetto attivo è il popolo, ma non come una totalità organica, bensì come un insieme eterogeneo di soggetti che hanno interessi particolari e quindi sono mossi da interessi particolari, materiali. Evidentemente, una volta impostato il discorso in questi termini, emerge subito una critica allo Stato di tipo hegeliano, che era uno Stato etico. Fate attenzione. Lo Stato è l'incarnazione della ragione in una data epoca storica. Questa ragione si esprime anche nei comportamenti etici degli individui e in effetti incarna l'eticità di un popolo. Quindi lo Stato ha una sua etica di Stato, che è l'epoca di quel popolo, e sulla base di questa etica regola la vita della società civile. Marx rifiuta l'idea dello Stato etico esplicitamente, e questo rifiuto l'ha trovato in Spinoza, e cita proprio Spinoza per criticare lo Stato etico. E c'è un articolo famoso che scrive sulla Gazzetta Renana contro la censura, una legge sulla censura in Prussia, in cui dice che una volta che lo Stato si fa, ora non ricordo le parole precise, si fa proponente di una particolare etica, quell'etica diventa un elemento di totalitarismo, perché si presenta come la verità assoluta, etica assoluta, e quindi si sente in dovere di imporre anche con il terrore, e qui cita Robespierre, anche con il terrore, si sente in dovere di guidare anche con il terrore i comportamenti individuali. Quindi c'è questa identificazione tra Stato etico, totalitarismo, oppressione, terrore da una parte, e dall'altra c'è il popolo, che è insieme di soggetti eterogenei, che cerca
di rovesciare questo tipo di Stato. E descrive il processo di rovesciamento, basandosi soprattutto su studi sulla rivoluzione francese. Lui all'epoca studia approfonditamente la rivoluzione francese. E concepisce un processo democratico. Ricordo che lui era ancora un democratico, anche se alla fine di quest'opera è diventato comunista. Alla fine della scrittura di quest'opera è diventato comunista. Ed elabora un modello di democrazia, lui chiama vera democrazia, che resterà in tutta la sua vita come nocciolo del suo pensiero politico. Lo ritroviamo anche negli scritti sulla Comune di Parigi, in temi diversi, ma sostanzialmente lo stesso modello di democrazia. Innanzitutto la democrazia non è delle semplici norme o istituzioni che regolano lo Stato e il rapporto tra cittadini e Stato. È un processo. Ed è un processo attraverso cui la società civile o il popolo esprime la propria volontà e rovescia il potere dello Stato e si fa Stato ricomponendo la divisione fra Stato e società civile. Quella divisione esisteva perché lo Stato si sovrapponeva, lo Stato totalitario, non democratico, si sovrapponeva alla società civile. In un processo democratico la società civile si fa Stato, cioè si politicizza e si dà una Costituzione. E lo Stato diventa espressione della volontà della moltitudine degli individui che fanno parte della società civile. Il concetto di moltitudine lui aveva preso da Spinoza. Cos'è questa vera democrazia? Dà delle indicazioni molto interessanti. È vero che non è un semplice insieme di norme di istituzioni, però presuppone anche delle norme delle istituzioni. Allora, la cosa fondamentale è il suffragio universale. Marx è un teorico del suffragio universale, che sostiene soltanto quando tutti gli individui hanno la capacità, la possibilità, il diritto di esprimere attraverso un voto la propria volontà politica, soltanto allora lo Stato può essere considerato emanazione della volontà del popolo. Primo. Secondo, i rappresentanti del popolo, i membri del Parlamento. Marx era un ammiratore della democrazia ateniese, ma come Rousseau sapeva che nella società moderna non è realizzabile la democrazia diretta, quindi comunque deve essere comunque un sistema rappresentativo. Il problema è che nel sistema rappresentativo c'è sempre il rischio che i rappresentanti acquisiscano potere nei confronti dei rappresentati, e Marx era perfettamente consapevole di questa cosa qua. Come si fa a impedire questo? Formalmente i rappresentanti, i deputati, operano per mandato dei loro elettori. Quindi c'è un rapporto mandante-mandatario. L'elettore dà mandato al suo rappresentante di fare certe cose. Ma anche questo non è sufficiente. Una volta che un deputato è stato eletto per 5-6 anni, può anche avere avuto un mandato, poi però fa quello che gli pare. Può fare quello che gli pare. Come si fa a diventare queste cose? Ci vuole un diritto di revoca. Gli elettori devono avere la capacità di revocare il mandato ogni volta che ritengono che i loro rappresentanti non tengano fede all'impegno preso. Quarto punto fondamentale, bisogna abolire il ceto politico. Cioè la classe di persone che fa politica per professione. Questo ceto politico vive di politica, anche economicamente, e la politica è la gestione del potere, e quindi tende naturalmente a sviluppare potere nei confronti del popolo e nei confronti dei mandanti. Quindi niente ceto politico. In questo caso lui questo problema lo pone rispetto al modello di Hegel, in cui i deputati erano sì eletti, sebbene da una ristretta cerchia di cittadini, però dovevano avere l'approvazione delle autorità, si confondevano con gli amministratori dello Stato
in quanto amministratori devono superare un esame, per esempio un esame di Stato. E c'è un passo molto bello in cui dice che in una società veramente democratica l'esame è meglio che lo faccia, che lo facciamo fare al calzolaio piuttosto che al deputato. Il deputato non deve fare nessun esame perché il suo compito è soltanto quello di esprimere la volontà dei suoi mandanti. Non c'è bisogno che abbia delle competenze tecniche, perché i problemi politici sono problemi di cui tutti si devono occupare e tutti devono essere in grado di occuparsi. Quindi non c'è bisogno di sviluppare una classe di specialisti dell'amministrazione della politica. Questo è diciamo, il modello che lui sviluppa in questa prima opera di critica a... Scusate, noi con l'assumere riassumere brevemente i punti 1, 2, 3... Quattro punti. Uno. Primo punto, suffragio universale. Suffragio universale. Secondo punto, rapporto di mandato. Cioè, questo è importante. Voi tutti sapete che, per esempio, nella Costituzione italiana o in gran parte delle Costituzioni, il deputato opera senza vincolo di mandato. Ah, vincolo di mandato, quindi. Vincolo di mandato, sì, sì. Cioè, quindi tu stai dicendo, ma se prevedono solo la revoca, ma il vincolo di mandato. Il vincolo di mandato. Il mandato di mandato. Quello che questa idea poi verrà sviluppata... Quello che sta chiedendo Grillo adesso, cioè le sue riforme... Sì. Ha proposto proprio questo, lo sì. Grillo, Beppe Grillo. Sì. Tra c'è una cosa marxista. Sì. No, vabbè, poi... Ma Grillo non è stupido, secondo me va bene, siamo bene. Vincolo di mandato nel senso che un deputato deve esprimere gli interessi del suo elettorato, non gli interessi della nazione. Gli interessi della nazione non esistono perché non esiste la nazione come totalità, cioè come soggetto attivo. La nazione è composta di soggetti con interessi eterogenei e poi Marx direi addirittura conflittuali. E quarto, abolizione del ceto politico. Terzo, diritto di revoca. E quarto, abolizione del ceto politico, dei politici di professione. Quindi i deputati devono essere gente del popolo, scelta dal popolo. Un grillino perfetto. Ma Grillo ha studiato. Non dice nulla di nuovo, queste cose qua ha studiato bene, diciamo, almeno su queste cose qua. Dunque, filosoficamente lui diventa comunista nel 42, nel 43 supera Bauer, che era il suo filosofo hegeliano di riferimento. Questa pure è una cosa interessante da capire. Bauer era la personalità più importante del ciclo dei giovani hegeliani, dei hegeliani di sinistra all'epoca. Aveva sviluppato una filosofia dell'autocoscienza, e cioè la società si libera quando gli individui diventano coscienti di ciò che hanno prodotto. Il problema è la religione domina gli individui perché gli individui hanno creato la religione, ma non sono coscienti di averlo fatto. Non è Dio che ha creato gli uomini, sono gli uomini che hanno creato Dio, però non lo sanno. Una volta che diventano consapevoli, si sono liberati dalla religione. La stessa cosa vale per lo Stato. Sono gli individui che hanno creato lo Stato, le sue istituzioni, le sue norme, eccetera. Però credono che sia lo Stato, con Hegel, a porre ordine alla società, a fare le leggi, eccetera. Quando si rendono consapevoli di questo, si sono liberati dallo Stato. Marx, per un certo periodo, è stato influenzato da questa domanda. E in effetti nella critica alla filosofia che ha detto Rubio c'è molto di Power. Perché è idealista questa posizione? Lui poi la criticherà. È idealista perché arriva alla conclusione che la vera rivoluzione deve essere la rivoluzione delle coscienze. Per cambiare il mondo basta che noi cambiamo la nostra coscienza del mondo. A quel punto i problemi vengono risolti. In realtà non è così, e Marx lo comincia a capire quando comincia a studiare l'economia. Nel 44 e comincia a capire che in realtà gli individui non sono mossi soltanto dalle idee sbagliate o giuste che siano, sono mossi da interessi materiali
di cui spesso non sono neanche consapevoli. Queste cose lui comincia a capire nel 44. Nel 44 lui passa dall'influenza di Bauer all'influenza di Feuerbach, che era un altro giovane hegeliano, che però aveva sviluppato una critica materialista, tra virgolette, a Hegel. Materialista nel senso che diceva che sono le condizioni materiali dell'esistenza umana che determinano le astrazioni ideali. Quindi non è l'idea che determina la storia degli esseri umani, ma sono le condizioni materiali degli esseri umani che cambiano la storia e cambiano anche le idee. Tuttavia il problema di questo tipo di materialismo è che in realtà si risolve in un'altra forma di idealismo, mentre quella di Bauer era una forma di idealismo dell'autocoscienza o della coscienza. Questa è una forma di idealismo dell'essenza, e cioè Feuerbach ritiene che esista un'essenza umana universale. Ne ha parlato Moreno stamattina. Che non è storicamente determinata, è connaturata all'uomo. In questa essenza umana c'è anche una naturale dotazione etica dell'individuo. Quando Marx passa sotto l'influenza di Feuerbach, sviluppa il concetto di ente generico, l'uomo come ente generico, cioè l'uomo ha una sua essenza che consiste nel fatto di appartenere al genere umano. Gattung Wesen. E questo uomo, come popolo, ha una naturale dotazione etica. Qui anche, di nuovo, sviluppa Hegel. Certo. In realtà va molto oltre Feuerbach. Perché Hegel aveva elaborato l'idea per cui l'individuo è realmente se stesso quando esce fuori da se stesso e si mette in relazione con l'altro e sente che l'altro è identico a se stesso. C'è una base solidaristica che secondo Feuerbach è connaturata all'essere umano, all'ente generico, al genere umano. La differenza tra gli animali e il genere umano è questa qua, che il genere umano è dotato naturalmente di questa eticità naturale. E Marx adotta questa filosofia. Nel 1944 scrive un'opera, che pure è stata citata, il manoscritto economico-filosofico del 1944, in cui fa tesoro di alcune letture di economisti, soprattutto inglesi, e cerca di sviluppare una filosofia economica del comunismo. Qui abbiamo le sue prime definizioni di comunismo, però guardate che sono definizioni tutte ancora sotto l'egida del pensiero idealista, del pensiero hegeliano e feuerbachiano. Secondo me quest'opera è un regresso nel processo di maturazione del pensiero di Marx. E poi lui stesso successivamente la supererà nell'ideologia tedesca. Regresso perché? Perché ha avuto questo momento di innamoramento per Feuerbach e sviluppa questo idealismo dell'essenza e sviluppa anche una filosofia della storia. Ricordate, Moreno ha detto che Hegel aveva sviluppato una filosofia della storia per cui la storia ha un senso che coincide con l'idea, con la ragione, eccetera, eccetera. E Marx sviluppa in quest'opera una filosofia della storia che porta inevitabilmente al comunismo, dialettica, cioè c'è una prima fase che lui chiama, che definisce il comunismo primitivo, il comunismo originale. Questa fase è negata dalla nascita della proprietà privata. Tesi, antitesi. E poi viene la sintesi che è il comunismo. Il comunismo ricostituisce le condizioni del comunismo originario, ma a un livello superiore di coscienza. Questo comunismo, che è il fine e la fine della storia, non è altro che la presa di coscienza dell'umanità, della propria essenza umana, della propria eticità, se volete. Cosa che accade attraverso il superamento della proprietà privata e dell'individualismo e dell'egoismo, perché la proprietà privata è associata all'appropriazione individualista. E l'individualismo, l'egoismo, è la negazione dell'essenza umana. Quindi abbiamo un'essenza umana originaria, primitiva, rozza se volete, non cosciente. La negazione di questa cosa qua con l'affermazione della proprietà privata, che oggi vedremo
più tardi Marx avrebbe detto del capitalismo, che fa sorgere i sentimenti egoisti, che sono la negazione del senso umano e la riaffermazione del senso umano con il comunismo, che è un momento in cui l'individuo riprende coscienza della propria senso umano estrema. Questo è del pensiero di Marx? Sì, questo è il manoscritto economico filosofico del 44, nei quali sviluppa anche la concezione che mi sentiva di Feuerbach. Allora, la cosa interessante, tra le altre cose, poi quindi stessa, diciamo il comunismo che pensava come riconquista e riappropriazione dell'essenza, dell'essenza perduta, riconquista consapevole, certo, dell'essenza umana. Quindi c'è il controllo cosciente del poi più tardi Marx avrebbe detto delle condizioni di produzione, ma comunque della società da parte della totalità, e qui ritorna al concetto di totalità. Tra l'altro, tra parentesi, quest'ultima fase di comunismo si divide a sua volta in tre fasi che lui chiama comunismo rozzo, comunismo politico, comunismo vero. Questa però è una complicazione che non ci serve a molto. L'idea comunque è che qui torna una filosofia della storia finalistica, tipicamente hegeliana, un idealismo dell'essenza e una metafisica dell'essenza umana, dell'uomo, in cui la natura umana è definita come natura universale indipendente dalle condizioni storiche. La storia evolve ovviamente attraverso il processo dialettico, ma alla fine non è altro che un ritorno dell'essere umano a se stesso come ente generale. Ora, questo modello Marx, anche quest'opera non l'ha pubblicata, però aveva scritto un articolo intitolato Introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel, che sta però più vicino a, diciamo, a Feuerbach che non a Bauer, e questo l'aveva pubblicato. Esce fuori un libro di Stirner, che era un altro giovane hegeliano, estremista, che è considerato tra l'altro uno dei padri del pensiero anarchico, libertario, contemporaneo, che critica aspramente tutti i filosofi di sinistra hegeliani, li considera tutti idealisti. E tra questi c'è anche Marx. A Marx non dà molto spazio perché Marx ha pubblicato soltanto questo articolo, ma ci sono altri filosofi idealisti dell'epoca che Marx considera punti di riferimento, appunto Feuerbach. E cosa dice Stirner? Dice: questa concezione dell'uomo è astratta, è metafisica. In realtà non esiste quest'uomo così come lo descrive Feuerbach e come lo descrivono i comunisti feuerbachiani. Esistono gli uomini concreti. Gli uomini concreti sono individui mossi da interessi particolari, da passioni, sono egoisti, sono individualisti, e questo è il punto da cui dobbiamo partire per concepire una società alternativa al capitalismo. Pubblica questo articolo e Marx accusa il colpo, perché capisce che alcune di queste critiche diciamo al carattere idealistico della filosofia di Feuerbach, che sono centrali. Tra l'altro c'è una bella lettera di Engels, che aveva letto l'opera di Stirner in bozze. L'opera si chiama L'Unico. Engels l'aveva letta in bozze e scrive subito una lettera a Marx dicendo: guarda che Stirner ha capito tutto, è questo che noi dobbiamo fare. Dice: l'uomo di Feuerbach è un ente astratto e metafisico, e noi dobbiamo invece parlare dell'uomo concreto. Marx gli risponde con una lettera che purtroppo è andata persa, però abbiamo la risposta di Engels alla lettera di risposta di Marx, da cui si deduce che Marx dà una bacchettata sulle mani ad Engels, dicendo: no, Stirner ha torto, tu hai torto, non si sa bene che cosa ha scritto. Comunque Engels nella sua seconda lettera fa un po' mea culpa. In realtà Marx assimila questa critica di Stirner,
e insieme ad Engels scrive un libro che è fondamentale, secondo me è l'opera filosofica più importante di Marx, intitolato L'ideologia tedesca, in cui critica Stirler, Feuerbach, ma in questa critica fa sue, senza dirlo, senza ammetterlo, fa sue alcune delle critiche che Stirner faceva a Feuerbach. E in quest'opera lui sviluppa la concezione materialistica della storia. La concezione materialistica della storia si trova in quest'opera qua. Anche questa inedita. In questa concezione materialistica della storia, Marx ed Engels dicono che quello che in realtà conta sono le condizioni materiali di produzione. Con queste condizioni materiali di produzione gli esseri umani cambiano la storia, cambiano la società, cambiano se stessi e generano tutte quelle che poi loro chiameranno sovrastrutture politiche, ideologiche, che in qualche modo sono conformi o congrue con le condizioni materiali di produzione. La cosa essenziale delle condizioni materiali di produzione è che sono determinate dagli interessi materiali degli individui e delle classi sociali. A questo punto Marx comincia a parlare di classi sociali nel senso moderno, i capitalisti, i lavoratori. E c'è una nuova definizione di comunismo, molto semplice. Il movimento reale che abolisce lo stato di cose esistente. Quindi nessuna indicazione di come deve essere questa società, né di democrazia, né di ripartizione dei beni, né di distribuzione, né di proprietà, niente. A lui interessa studiare questo processo, lo studia come scienziato, poi sappiamo che interviene come rivoluzionario, ma la cosa importante per intervenire come rivoluzionario è che si comprenda quello che sta accadendo. Per cui il processo rivoluzionario, la guida che un partito come l'Internazionale avrebbe dovuto costituire rispetto ai movimenti nazionali, doveva essere basata sulla comprensione scientifica di ciò che stava accadendo nella storia e di ciò che i rivoluzionari esprimono nella loro azione. Quindi viene abbandonata ogni forma di filosofia della storia. La storia non ha più un senso determinato dall'idea, dalla ragione o dal senso umano. Cioè, scusa, non è più finalistica? Non è più finalistica. È un processo. Non sappiamo dove va a finire. Ovviamente l'idea di Marx è che andrà a finire al comunismo. Però non è scritto nell'idea o nella ragione. E il comunismo non è già preordinato nel comunismo primitivo o nell'essenza umana. È una cosa che sarà compito, una cosa che sarà realizzata da chi lo fa, da chi fa la rivoluzione. Per cui l'emancipazione della classe operaia deve essere opera degli operai stessi. Questo è il motivo per cui lui poi dirà che si rifiuta di scrivere ricette per l'osteria dell'avvenire. Scusa, però sembrerebbe che ci si vada in modo automatico verso il comunismo. No, non automatico, questo è un problema piuttosto complesso di cui torneremo dopo. C'è indubbiamente una componente ancora deterministica di Marx, questa resta per sempre. Non bisogna credere che Marx sia un filosofo, compatto. Ci sono almeno due Marx che si scontrano continuamente in tutte le opere, che è una componente idealistica permane dall'inizio alla fine. A volte lui la controlla, a volte perde il controllo. E c'è una componente positiva, materialista, scientifica, rivoluzionaria, che è l'alternativa a quella. Bisogna essere capaci di distinguere sempre queste due cose. C'è un'autodialettica. Diciamo così. Vabbè, siamo quasi alla fine. No, volevo dire l'ultima cosa. In tutto ciò, in tutto questo processo, resta, con base metodologica, il rifiuto delle teorie universali della giustizia. Il comunismo non è la realizzazione di principi universali di giustizia, universali in senso, per esempio, che sono basati sulla ragione o sulla natura umana, eccetera, eccetera. Non sappiamo bene che cosa farà. È il prodotto dell'azione degli individui, questi individui cambiano nel corso della storia, la natura umana è, lo diceva anche prima Moreno, è mutevole in relazione alle circostanze storiche.
un marxista inglese ha usato il termine protean, proteiforme, cioè cambia forma della storia. Quindi abbiamo delle società che favoriscono la formazione di sentimenti e di comportamenti egoisti e altre società che invece possono favorire la formazione di sentimenti e di principi etici solidaristici. Dipende. Questa idea, tra l'altro, quasi sicuramente Marx l'aveva ripresa da Machiavelli. Machiavelli aveva questa idea, cioè che non esiste la natura umana. Lui prende gli uomini così come sono, Machiavelli, li osserva nella società fiorentina italiana del Cinquecento e dice che sono il peggio del peggio. Cioè cattivi, egoisti, opportunisti, pochi, tutto il peggio che si può immaginare. Perché? Perché le circostanze storiche, le condizioni ideologiche e politiche inducono l'individuo a comportarsi in questa maniera. Ma non detto che debba essere così. Nei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, che è l'opera fondamentale di Machiavelli, lui elabora una specie di modello utopistico sotto forma di ricostruzione storica della Repubblica Romana e descrive una Repubblica Romana in cui gli individui sono diversi da quelli della Repubblica Fiorentina del Cinquecento. Sono dotati di senso civico, di amore per la libertà, di capacità di sacrificarsi per la collettività. Ovviamente è una ricostruzione ideale, perché i romani della Repubblica non erano così, però lui immagina questo tipo di... è una vera e propria utopia, se volete, e pensava che la trasformazione necessaria per l'Italia del Cinquecento per salvarsi dall'occupazione spagnola, eccetera, eccetera, la via per uscire dall'impasse in cui si trovava era di sviluppare un tipo di società come quella della Repubblica Romana e quindi di creare le condizioni e circostanze storiche perché reggesse un tipo diverso di individuo. Marx simila a questa idea da Machiavelli. La natura umana è mutevole. Dunque, gli individui non sono mossi da principi universali di giustizia. La società non deve essere, di fatto non viene trasformata in base al principio universale di giustizia. C'è un movimento storico di trasformazione. E qual è il valore fondamentale che dà senso alla storia? Perché Marx rifiuta la filosofia della storia, però spesso ripropone in una forma o nell'altra una sua filosofia della storia. E quindi torniamo ad Hegel. Il valore fondamentale dell'evoluzione dell'umanità, l'evoluzione storica dell'umanità, secondo Hegel, è la libertà, intesa in un modo particolare, molto premoderno, ma comunque è la libertà. Cioè lo Stato è l'incarnazione della libertà, lo Stato è ciò che garantisce la libertà degli individui, per Hegel. E il cammino della storia è un cammino della libertà, con il decorrere del tempo si arriva a forme politiche che garantiscono sempre livelli maggiori di libertà. Per cui lo Stato moderno, che è la suprema realizzazione della libertà, per Hegel, è lo Stato prussiano dell'Ottocento. Però avevo questa idea. Perché c'era questa idea della libertà? Perché uno dei presupposti fondamentali della libertà individuale, per Hegel, è la proprietà privata. E lo Stato emana leggi che garantiscono l'intangibilità della proprietà privata. Quindi garantiscono la libertà fondamentale. Marx ovviamente critica questa cosa qua. Però gli resta l'idea che la storia è mossa dalla ricerca della libertà. Cioè i lavoratori che lottano per cambiare il sistema, per rovesciare il sistema capitalistico, per superare, abolire la proprietà privata, lottano che sono mossi da un'esigenza di liberazione, di emancipazione, di autorealizzazione. Libertà come capacità di autorealizzazione dell'individuo. Non è un principio etico, banale. Cioè lui non sta dicendo che si può elaborare una etica universale basata sulla libertà. Sta dicendo che gli individui storici, concreti, sono mossi da interessi individuali, ma in quanto soggetti oppressi e sfruttati, questo interesse individuale si riduce ad un interesse all'emancipazione, alla liberazione. E quindi la sua storia è una storia del progredire della libertà. E anche questa idea resterà
per tutta la sua storia, tutta la sua ricerca. Marx, vi può sembrare strano, ma Marx è stato dall'inizio alla fine un filosofo della libertà individuale e della democrazia radicale, ovvero. Dobbiamo capire queste cose per capire come si può ricostruire una teoria marxista del comunismo adatta alla società contemporanea.